Tutto da rifare o quasi per il processo che sta tentando di fare luce sull'omicidio di Giulio Regeni. Si dovrà ripartire dall'udienza preliminare a causa dell'assenza in aula dei principali imputati, ovvero gli 007 egiziani. Lo ha stabilito la terza corte d'assise di Roma, secondo cui il giudice dovrà utilizzare tutti gli strumenti, compresa una nuova rogatoria con l'Egitto, per rendere effettiva e non solo presunta la conoscenza agli imputati del procedimento a loro carico. Il governo italiano ha deciso di costituirsi parte civile. La Corte ha dunque accolto le richieste della difesa di tutti gli accusati di sequestro di persona, mentre uno di loro risponde anche di lesioni e concorso nell'omicidio del ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo. Secondo i difensori d'ufficio degli 007 egiziani, il processo in assenza degli imputati non può essere celebrato, in quanto mancherebbe la prova che gli imputati si siano sottratti volontariamente. La decisione è giunta dopo 7 ore di Camera di Consiglio e alquanto in attesa, anche perché sullo stesso argomento il CUP Balestrieri, che aveva disposto il giudizio, aveva ritenuto che il processo dovesse comunque cominciare perché gli imputati sapevano.